anche dell'associazione familiare Vittime di Piazza Fontana. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie per essere presenti anche quest'anno per commemorare il 47° anniversario della strage di Piazza Fontana. Ho sentito un ringraziamento a tutti i rappresentanti delle istituzioni milanesi, ai sindacati, al nostro sindaco Giuseppe Sala, che è qui presente con noi, e in particolar modo all'ANPI, che come sempre ci avvicina e ci aiuta ad organizzare questa giornata. Un ringraziamento anche alla staffetta, che anche quest'anno ha voluto onorarci della loro presenza. Ringrazio anche l'onorevole il ministro Orlando per le belle parole che ci ha mandato, anche se eravamo convinti che quest'anno potesse essere presente. Però, come sempre, Milano non viene mai nessuno. Il 12 dicembre del 1969, alle ore 16.37, esplodeva una bomba all'interno della Banca Nazionale dell'Agricoltura che causava la morte di 17 persone e il ferimento di 87. I corpi brutalmente martoriati e le anime dei nostri cari non hanno ancora avuto la pace che meritano. Noi familiari delle vittime non credemmo da subito alla pista nata e fin dai primi anniversari della strage in piazza chiedevamo giustizia e verità per i nostri morti. Ecco, due parole, giustizia e verità, che ci accompagneranno per tanti, ma forse anche troppi anni. Il primo processo si celebra a Roma nel 72, dura pochi giorni e subito viene rimandato a Milano. Naturalmente noi siamo ben contenti in quanto ci permette a noi familiari, ma anche ai cittadini di Milano, di seguire il dibattimento. Ma allora procuratore generale, dottor De Peppo, decide di spostare il processo in un'altra città, in quanto ritiene Milano una città a rischio, e quindi sposta il tutto a Catanzaro, 1200 km di distanza. Un primo passo che si fa capire la volontà di allontanarlo il più possibile, in modo che non si arrivi mai a quello che noi chiedevamo, giustizia e verità. Quando veniamo chiamati a Catanzaro, molti familiari non esitano un attimo e con un viaggio di oltre 18 ore in treno, ci presentiamo e con tanta rabbia ma sempre convinti a chiedere ai giudici le nostre due parole, giustizia e verità. Per fortuna Catanzaro, un giudice meticoloso, preciso e senza paura, un giudice Scudieri, si mette al lavoro e nel 79, esattamente 10 anni dopo la strage, giunge ad una sentenza. Vengono condannati da Grasso i componenti di Ordine Nuovo di Padova, Franco Preda, Giovanni Ventura, Marco Pozzan e l'agente dei segreti segreti Guido Giannettini. Ma anche due anni di reclusione ad Antonio Labruna dei servizi di informazione della difesa e il generale Gianregio Maletti, in quanto colpevoli di aver fatto fuggire all'estero prima Giannettini e poi anche tutti gli altri, naturalmente anche loro poi si rifugieranno all'estero. Valfredo e gli anarchici vengono finalmente assolti per insufficienza di prove. Naturalmente noi familiari quel giorno lo ricordiamo molto bene, in quanto credevamo di aver raggiunto il nostro scopo, ma purtroppo non sarà così, in quanto in appello vengono assolti tutti, tranne Antonio Labruna e Canaveglio Maletti, che rimarranno gli unici imputati nel processo e la Cassazione decide di fare il processo e tutto viene rimandato a Bari. Facendolo breve, amici, anche a Bari, sia in appello che in Cassazione, tutti gli imputati vengono assolti e per noi familiari comincia il periodo più buio e difficile perché ci rendiamo conto che con tutti i depistaggi che ci sono stati c'è la volontà di non arrivare mai ad una verità. E da allora che in piazza dichiariamo a gran voce il nostro dolore, chiedendo che ai nostri morti venga data giustizia e in tutte le occasioni che siamo invitati a partecipare chiediamo con insistenza e senza indugi, vogliamo giustizia e verità. La nostra caparbietà verrà premiata a metà degli anni 90, quando un pentito di Ordine Nuovo, Carlo Vigilio, comincia a collaborare con i giudici Salvini di Milano e a racconto del materiale esplosivo usato dai camerati che avevano partecipato all'organizzazione e all'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura. Finalmente si riapre il processo, questa volta a Milano, e noi familiari non perdiamo un'udienza fino ad arrivare al 30 giugno del 2001 alla prima sentenza. Vengono condannati all'ergastolo per la strage i componenti di Ordine Nuovo, Leppo Giorgi,
come esecutore della strage, Carlo Maria Mazzi come organizzatore e Giancarlo Lognoni come basista della strage. Carlo Di Giglio ottiene la prescrizione per la attenuante di conoscenza. Mentre il pubblico presente applaudiva, non vi nascondo che noi familiari ci siamo abbracciati e ci siamo messi a piangere, per la gioia di aver raggiunto finalmente con la giustizia e verità per i nostri nomi. Ma anche questa volta purtroppo non sarà così. Prima di appello, poi il 3 maggio del 2016 in Cassazione a Roma, tutti vengono assolti e condanna noi familiari a pagare le spese processuali e praticamente mette la parola fine e una pietra tombale sul processo. Per la strage di Piazza Fontana nessuno è stato, ma per fortuna non sarà così. Nella stessa sentenza si legge che per l'organizzazione di tutti gli attentati del 69 e quindi anche per Piazza Fontana venivano riconosciuti colpevoli i componenti di ordine nuovo, Franco Freddo e Giovanni Ventura, non più condannabili in quanto già assolti 2 volte prima Catanzaro e poi a Bari. E la legge italiana prevede che per lo stesso reato, una volta assolti, non si possa essere di nuovo condannati. Quindi gli stessi imputati che nel 79, quindi 10 anni dopo, erano giustamente stati condannati dal tribunale di Catanzaro con tanto coraggio. Adesso, dopo 37 anni, nel 2005, vengono riconosciuti colpevoli ma non più condannabili. Una beffa per noi atroce, ma anche la consegna di una verità storica. E con questa verità, noi familiari dell'associazione siamo passati da vittime della strage a testimoni della stessa. E con tanta passione abbiamo cominciato, e lo stiamo ancora facendo, a far conoscere perlomeno la verità storica. Abbiamo regolarmente raccontato gli avvenimenti legati alla strage di Piazza Fontana nelle scuole, nelle università, e partecipato a tantissimi dibattiti ed incontri, dove il nostro scopo era unico, era quello di far sapere soprattutto ai giovani, alle nuove generazioni, la verità storica. Anche stamattina, alla Casa della Memoria di Milano, abbiamo incontrato più di 100 studenti e abbiamo raccontato loro quello che è la verità storica, che i libri di scuola non raccontano. Inoltre domani pomeriggio, sempre alla Casa della Memoria, avremo un dibattito pubblico da noi molto significativo. Piazza Fontana, mattoni da ricostruire, dove presenteremo alla città la digitalizzazione di tutti i processi sulla strage e la loro messa in rete grazie al lavoro eccezionale dell'Archivio di Stato di Milano insieme all'Archivio Ramini di Roma e la rete degli archivi per non dimenticare. Comunque, tornando alla nostra storia, abbiamo ancora oggi troppa gente che ci dice su Piazza Fontana è una vergogna, dopo tanti anni non si sa ancora niente. E io qui adesso dico, adesso basta e lo gridiamo con forza. Sulla strage di Piazza Fontana si sa tutto. È stata una bomba fascista organizzata e costruita per portare caos, paura, confusione, con la precisa volontà di portare il paese alla deriva e probabilmente ad un colpo di Stato. Siamo stanchi anche di gente che a volte ci incontra e ci chiede, ma cosa vogliamo ancora dopo tanti anni? Bene, a questa gente non rispondiamo, che assolutamente non siamo stanchi e che finché agiterà la nostra associazione andremo avanti a far conoscere la verità storica su Piazza Fontana. Un grosso aiuto ci è arrivato da questa nostra verità, è arrivato anche dal risultato del processo di appello svoltosi a Brescia nel 2015 per la strage di Piazza della Rosa del 28 maggio del 74, in cui viene riconosciuta la colpevolezza della strage, che è riconducibile alla destra eversiva veneta e che tutti gli elementi di prova portano alla colpevolezza e quindi all'ergastolo di Carlo Maria Mazzi, ispettore di ordine nuovo, dei collaboratori di giustizia, dei servizi segreti, Maurizio Tremonti, che ha dato copertura grazie ad alcuni apparati dello Stato. Gli stessi imputati che apparivano nel processo di Milano, quindi la prova di un legame fascista tra le due strage. Adesso, dopo questo nostro scopo, come tutti gli anni vorrei ricordare i nostri morti, ma non come numero, come loro, ma con i loro nomi, in quanto quando quella mano vigliacca e assassino ci ha portati via, ognuno di loro aveva degli affetti, una moglie, dei figli e degli amici, ma soprattutto dei valori in cui loro credevano e che quella bomba li ha cancellati per sempre e ci ha portati via. I loro nomi erano questi: Giovanni Arnoldi, Giulio China, Eugenio Corsini, Pietro Dendena, Carlo Gaiani,
Calogero Caratiotto, Carlo Caravaglia, Paolo Gerli, Luigi Meloni, Vittorio Mocchi, Gerolamo Papetti, Mario Pasi, Carlo Perego, Oreste Sangalli, Angelo Scaglia, Carlo Silva, Attilio Valè ed infine, non certamente per ultimo, Giuseppe Pinelli. Grazie.